Buongiorno e benvenuti a una visita guidata virtuale tenuta da Samuel Piana, guida turistica del Lago d'Orta, in particolare per la provincia del Verbano Cusio-Ossola. Sono qui a pochi passi da casa mia per la giornata internazionale della guida turistica 2021. In particolare sono presso i laghetti di Nogno, zona panoramica, appunto a pochi passi da casa mia. Parte da qui il nostro itinerario che andrà a scoprire il paese dei gatti, Brolo, e poi ci sarà Montezuoli con i giardini della Torta in Cielo. Per il momento inizia qui la nostra visita guidata. A dopo! Ed ecco il panorama che si staglia di fronte a noi una volta usciti dal sentiero che collega. Sentiero è una parolona, una sorta di vecchia carareccia che si connette tra i laghetti di Nogno e Brolo. Notate la bellezza del nostro Lago d'Orta. Tra poco arriveremo verso la chiesa che vedete in questo momento inquadrata, chiesa di Sant'Antonio Abate, e lì vi racconterò la storia dei gatti di Brolo. A pochi passi da quello che vi facevo vedere prima in questo virtual tour, vi mostro un pezzo della tenuta Tarsis, in particolare il pezzo che spesso più incuriosisce i turisti, che è la Casa del Tè. Siamo sulla sponda occidentale del Lago d'Orta, nel paese di Nogno, nella sua frazione Brolo. In questo momento siamo proprio a Brolo, a due passi appunto dalla tenuta del Conte Tarsis. Questa costruzione quadrata, che si erge molto bene dalle, diciamo, pendici della parte più alta e più panoramica del Monte Cregno, ve la mostro perché effettivamente incuriosisce spesso i turisti, in quanto è quadrata, assomiglia appunto a delle costruzioni, benché i materiali siano assolutamente del nostro territorio, assomiglia a costruzioni orientaleggianti. Vi posso assicurare che effettivamente la vista da quella zona dove è posizionata la Casa del Tè sul Lago d'Orta è magnifica, perché praticamente si vede quasi tutto l'intero lago. Ma adesso andiamo a scoprire i gatti di Brolo. Ed ecco lo spettacolo che possiamo vedere direttamente dal piazzale antistante la chiesa di Sant'Antonio Abate a Brolo. Oltre ai tetti delle case di Brolo, stiamo andando verso la parte più lontana, poi verso quindi la direzione dell'isola di San Giulio. Questo è quello che si vede durante le stagioni, anche con un buon sole o comunque con la possibilità, soprattutto nel mese di agosto, di venire qui e godersi i fuochi di San Vito, perché nella direzione in cui stiamo inquadrando in questo momento è posizionata Omegna. Ma adesso giro la camera e vi racconto due cose sulla chiesa e sul perché Brolo è il paese dei gatti. Ok, girata la camera anteriore, vi faccio vedere la chiesa di Sant'Antonio Abate, che è alle mie spalle, santo agreste, santo che ricordiamo è santo del porcello, santo del maiale, quello che ci segnala la fine della macellazione, e perché poi a breve ci sarà carnevale e quindi carne levare, verrà tolta la carne per entrare nel periodo della quaresima e per poi arrivare a Pasqua. Una cosa che qui si connette per bene è il discorso del perché Brolo si chiama il Borgo dei Gatti, per un fatto molto semplice. Brolo voleva essere parrocchia autonoma da Nogno, e l'idea di diventare parrocchia autonoma si ebbe solo quando si poté, come dice una vecchia leggenda, vedere i ratti con il friul, cioè il mantello sulle spalle che portavano i chierici, canonici, quindi le persone di chiesa. Ebbene, si narra che Brolo divenne appunto
che Varrocchia Autonoma in una sera, ed una sera quando appunto si ebbe la conferma di essere Parrocchia Autonoma, comparvero dei topi con tanto di mantello attaccate alle principali case nobiliari di Nogno. Questa è la storia che sta davvero tra storia e leggenda legata al gatto di Brolo, che poi è stata riscoperta grazie a Dorino Tuniz, una persona molto conosciuta nel Novarese in quanto è stato importante referente della storia cusiana, e che appunto negli anni, in questi ultimi anni, ha reso famosa sostanzialmente Brolo per questa storia, tanto che è nata l'Associazione dei Gatti di Brolo. Da qui sono nate delle belle situazioni dove appunto hanno arricchito, abbellito il paese. Le stesse vie sono costellate da piastrelle che hanno permesso il racconto del gatto in tutte le sue versioni. Adesso vi farò vedere la famosa Streccia del Gatto. Tra le tante attività che sono state realizzate dall'Associazione dei Gatti di Brolo, vediamo questa prima piastrellina targa in ricordo dell'incontro gatti che avvenne con una famiglia molto particolare, i Ridocci, che erano in realtà una famiglia originaria di Brolo e che si è trasferita in Spagna, e che nel 2010 sono tornati a vedere il paese natio. Ma adesso ci inseriamo nella Streccia del Gatto. Tra le tante forme di Streccia del Gatto vediamo che abbiamo addirittura l'incontro tra il gatto e E.T. e poi tutta una serie di altre tavole pregevolmente realizzate da paesani di Brolo, o comunque da gatti che sono ritornati, gatti sparsi che sono tornati a Brolo per ricordare la loro origine. Bene, qui vediamo dal basso la casa del tè, e qua sotto troviamo il lavatoio di Brolo, che guardiamo appena ci lasciamo alle spalle del lavatoio per entrare nella via Cireggio e quindi arrivare a Montezuoli. Il nostro percorso riprende da Montezuoli. Lo abbiamo raggiunto facilmente attraverso appunto la via per Cireggio, e qui siamo nella zona appena entrati a Montezuoli, o come qualcuno lo chiama anche il giardino della torta in cielo. E siamo nella zona, diciamo così, anfiteatro, dove potete vedere appunto dietro le mie spalle gran parte della realtà del Montezuoli. Adesso vi farò vedere qualche ripresa del lago, qualche punto insolito, e poi vi racconterò qualcosa sui massi coppellati. A dopo! Ed eccoci qua, di fronte a un masso coppellato presente a Montezuoli. Come possiamo vedere, alcune delle coppelle che vediamo, come questa che sto inquadrando in questo momento, hanno una forma molto circolare. Sembra che siano state realizzate queste prime tipologie di coppelle sfregando sasso contro sasso, mentre le coppelle un pochino più cuneiformi, quindi con il fondo più stretto rispetto alla bocca, come potrebbe essere questa, sembra invece realizzata già con dei sistemi che prevedono l'utilizzo
di ferro, come se fossero degli scalpelli. Queste sono alcune tipologie di massi coppellati. Verso il fondo invece, nella zona che vediamo spostandoci, vediamo una sorta di masso, ve lo avvicino leggermente, che sembra segnato in bianco l'ultimo in fondo, in realtà è un masso scivolo o masso della fertilità. Ed eccoci di fronte al masso scivolo di cui vi parlavo poc'anzi. Ecco, questo è uno degli esempi più ben conservati e più accessibili soprattutto del nostro territorio di masso scivolo. Ed ecco in tutta la sua maestà il Lago d'Orta. Oggi c'è un po' di foschia e quindi non c'è possibile vedere più o meno là verso la linea dell'orizzonte l'isola di San Giulio. In questa virtual tour avevo promesso anche due racconti legati al Lago d'Orta. In particolare vi voglio raccontare l'operazione di liming o liming del Lago d'Orta, che si è resa disponibile perché nel tempo la industriosità, la capacità di industrializzarsi di questo territorio, un piccolo territorio affacciato su un lago con grandi aziende su tutto il suo perimetro, ha realizzato sostanzialmente una situazione di inquinamento. Inquinamento che ha portato Eugenio Montale a definire addirittura il Lago d'Orta un lago morto, dove neanche un'anguilla poteva sopravvivere. Da lì è iniziata una grande attività di trasformazione del lago da inquinato a uno dei laghi più puliti d'Europa come è oggi. Il liming è iniziato appunto negli anni 80, è andato avanti soprattutto negli anni 90 e ha portato una situazione da un pH 3,5, quindi un lago sostanzialmente acido, ad un pH 7, quindi a un pH neutro, per cui il lago è risultato sostanzialmente ad oggi uno dei più puri d'Europa. L'operazione è stata resa possibile grazie all'incontro di tante volontà, quelle industriali di puntare sull'ambiente, a quelle legate alla capacità di inventare anche un sistema che potesse portare il lago da acido a neutro attraverso l'immissione in grande quantità di carbonato di calcio, no? Il liming o carbonatazione viene anche chiamato, è proprio questo, la trasformazione, appunto la acidificazione, quindi la trasformazione appunto del lago da acido a neutro attraverso una cosa che fortunatamente era in natura ed era una tipologia di argilla presente in una cava a Lecco, e questa tipologia di argilla era sostanzialmente una come possiamo dire uno scarto di questa lavorazione, quindi non è costato praticamente nulla riuscire a portare questo questa argilla da Lecco qui sul Lago d'Orta. Per spargerla si è utilizzata una barca, una particolare chiatta Sant'Angelo, che permetteva appunto questa dissoluzione di questa argilla in microparticelle su tutto il lago, e le foto dell'epoca raccontano un lago che piano piano diventava grigio cenere, un grigio chiaro anche per certi versi, e che era appunto questo spargimento di questa di questa argilla sul lago. Ma è il momento di riprendere il nostro viaggio e concluderlo a due passi dai laghetti da dove quindi siamo partiti. Bene, il virtual tour si chiude qua, ci diamo appuntamento alle prossime avventure di Land Explorer e di tutte le guide turistiche. Speriamo che questo momento passi in fretta,
per ritrovarci di nuovo tutti sui sentieri, sulle cose che più ci appassionano, che sia la storia, che sia l'antropologia, che sia la storia dell'arte e la cultura in generale. Non mi rimane che appunto darci appuntamento alla prossima e ancora una buona, buonissima giornata internazionale della guida turistica a tutti i colleghi e a tutte le colleghe. A presto!